Amici, bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi siamo qua al freddo, fresco, freschino, ci mantiene giovani. Oggi cosa facciamo? Parliamo di BMW M3, che è una delle mie macchine preferite, delle nostre macchine preferite. In questo caso appunto è la, diciamo, la quarta serie delle BMW M3. La serie M, diciamo che siano appunto di qualunque genere, perché qualunque serie BMW più o meno ha la sua connotazione sportiva, quindi è una linea di montaggio dedicata a parte, come per Mercedes AMG, tanto per intenderci. E per quanto riguarda il discorso dell'M3, è stata la prima serie speciale, la prima serie, quindi la serie 3, la prima serie che con la E30 si è cimentata in una macchina completamente diversa dalla serie. Quindi, come dicevo, le prime serie ero un ragazzino, per cui sognavo questo genere di macchine, erano le E30, in particolare c'era una versione speciale che si chiamava Johnny Cecotto, che era contrassegnata da uno spoiler posteriore pronunciato. Erano macchine che ai tempi avevano ben pochi concorrenti. Ricordiamo che fino alle ultime generazioni, quindi successivamente a questa qua, che è la serie E90, tutte le prime serie, la E30, la E36, la E46 e la E90, sono tutte macchine aspirate. Quindi, partendo dalla E30, una macchina appunto degli anni 80, diciamo, secondo me è la più bella in assoluto, veramente, quando BMW, non dico che faceva ancora le macchine diciamo fatte a mano, però erano curate in maniera, si distinguevano in maniera totale da qualunque altra concorrente. Forse l'unica ai tempi era la Mercedes 190, però era ben lontana dallo stile, dalla caratteristica, dalla bellezza delle BMW di quegli anni. Successivamente hanno fatto la E36, quindi anche lì con due motorizzazioni, il 3000 e il 3002, quello un po' più cattivo era il 3000. Lì hanno iniziato a montare i cambi automatici, sempre sviluppati dal reparto M-Technic. La serie ulteriormente successiva era la E46, dove hanno cominciato a fare anche il 2, il 4 porte, la versione cabrio. Questo era anche nella versione E36, però nella E46 sono andati avanti ulteriormente con lo sviluppo, fino ad arrivare alla E90, che è appunto questo tipo di vettura, sviluppato dal 2007 al 2014. Quindi è proprio stato uno stacco completo rispetto alle tre serie precedenti. Qua entriamo già nell'epoca moderna, chiamiamola così. Le caratteristiche di questa macchina le riassumo velocemente. Questo è un 8 cilindri a V, quindi contrariamente a tutte le tre serie precedenti che erano 6 cilindri in linea, questo è un 8 cilindri in lega leggera, e come caratteristica ad esempio è più leggero. Nonostante sia un 8 cilindri, è più leggero dei 6 cilindri precedenti, perché i 6 cilindri precedenti utilizzavano meno materiali in lega. Quindi è un 4000 di cilindrata con 420 cavalli, 400 Nm di coppia, sviluppati a 3900 giri. Un'altra caratteristica particolare di questa macchina, che non ha il debimetro, quindi per ogni cilindro ha il suo corpo farfallato, ha la sua farfalla dedicata, quindi in sostanza ha 8 farfalle, e questo garantisce, insieme al sistema doppio vanos, la variazione dei condotti di aspirazione, garantisce una carburazione, un'ottimizzazione del rapporto stoichiometrico che sarebbe impossibile da avere unicamente con il debimetro, che dovrebbe gestire il rapporto stoichiometrico su tutti 8 i cilindri. Una macchina che è stata ovviamente autolimitata a 250 all'ora, quindi una delle cose che solitamente si fa, si faceva, vista una macchina che ha già un po' di anni, era quella di togliere il limitatore. Senza limitatore una macchina del genere arriva a 286, tanto per intenderci, cioè perde 36 km, cioè può sviluppare 36 km in più rispetto all'autolimitazione che per legge o per accordi che hanno fatto le varie case hanno la deturpano un attimino. Altre ultime caratteristiche a livello tecnico sono l'utilizzo di materiali in composito, in maniera sempre per andare a ridurre il peso e per, diciamo, beneficiare del rapporto peso-potenza. Quindi diciamo che sia il tetto, quindi tutta la parte del tetto, sia la parte del cofano,
sono un mix di resina e carbonio, quindi si alleggerisce rispetto a una macchina con il cofano anche solo in alluminio o in acciaio, ancora peggio, si guadagnano sicuramente più di una trentina di chili. Quindi è già una macchina che ha 420 cavalli, con in più anche un risparmio di peso. Diciamo che la raffinatezza di questi progetti parte proprio da questo, cioè non si lesina su niente, non è stato fatto solo un gran motore, tutto il resto era raffazzonato in qualche maniera, ma si è studiato ogni singolo particolare. Quindi mi sembra che, nonostante sia una macchina che è abbastanza datata, fra virgolette, perché successivamente a questa sono state sviluppate altre due serie, successivamente a questa sono uscite la F80 e la G80, che è nuovissima, per una macchina che hanno presentato recentemente. È venuto l'altro giorno un cliente, la prima volta che vedevo questo genere di vettura. Quindi questa direi che fa parte, è una, diciamo, uno spartiacque fra i modelli, diciamo, più retro, chiamiamoli così, più storici, e i modelli di ultima generazione. Venendo nello specifico, questa macchina è una macchina di un cliente tedesco, quindi abbastanza sfruttata, perché la prima volta che ce l'ha portata aveva dei problemi elettrici che neanche in BMW sono riusciti a risolvere, perché diciamo, dava diversi errori, si accendeva spesso la spia motore, e nonostante, diciamo, l'intervento in BMW, la macchina in determinate condizioni e in maniera saltuaria, randomica, creava appunto delle problematiche di potenza. La macchina andava in protezione e quindi non era utilizzabile. Ci abbiamo messo un po', perché sono quei classici lavori che noi consideriamo non così facili da risolvere, in gergo si definiscono rogne, tanto per intenderci. Siamo riusciti a trovare il problema, a risolvere il problema. Alla fine era un problema non di difficile soluzione, però non è costoso come problema, ma molto difficile da trovare, perché era un cablaggio elettrico che si era interrotto all'interno, la diagnosi non dava nessun tipo di indicazione, e lì devo dire anche un po' a fortuna e a intuito siamo riusciti a trovare quello che era il bandolo della matassa. Adesso il motore gira in maniera perfetta, il cliente è tornato in Germania per alcune cose, assolutamente perfetto, e a questo punto, contento del fatto di poter riutilizzare questa macchina in piena efficienza, ci ha commissionato, cioè, una serie di lavori, iniziando da quello che è l'assetto. Allora, questa macchina, facciamo una premessa, ha un assetto ovviamente stock a controllo elettronico, quindi con un tasto uno può variare quello che è la durezza, il freno e il ritorno a riposo dell'ammortizzatore. Il fatto di intervenire sull'assetto, dobbiamo per forza di cose tenere conto di questo aspetto, quindi utilizziamo questo genere di ammortizzatore. Questo qua è un Bilstein B16, che è il top di gamma in assoluto. Agendo su queste due ghiere, ghiera e controghiera, si comprime o si estende la molla e si può regolare la compressione e l'estensione dell'idraulica dell'ammortizzatore. Direi che a livello stradale, salvo Ohlins, che è un tipo di ammortizzatore più agonistico, con prezzi ancora maggiori, questo, un kit di questo genere è un kit molto costoso, ma il fatto che costi così tanto, perché c'è dietro una tecnologia che lo rende praticamente un sistema quasi agonistico, o di derivazione agonistica. Meglio di questo, ripeto, a livello stradale, noi abbiamo provati tanti, non c'è assolutamente nulla. Il discorso degli Ohlins viene utilizzato a livello agonistico, però stiamo già parlando di due settori completamente diversi. Quindi direi, una volta che monteremo questo kit, il cliente avrà un upgrade degno di quello che è le caratteristiche di una macchina come questa, che nel giro di qualche anno diventerà una macchina storica e quindi andrà a far compagnia alla serie che ho detto precedentemente, delle varie 30, 36 e 46, in maniera tale da... È proprio la parte più interessante di tutta la produzione BMW, in particolare è proprio la serie 3. Poi dopo la serie 3 sono venuti fuori tutte le serie, dalla 2 alla 1 alla 6, cioè qualunque serie abbia fatto BMW, forse solo la 7, se non mi sbaglio, non ha fatto la serie 7M che io ricordo. Le altre più o meno hanno fatto tutto, però la serie M per antonomasia è la M3, questo, su questo non ci sono dubbi. Io direi che anche per
questa macchina oggi abbiamo detto tutto. Vi invito a contattare come al solito il sito www.9000giri.it, soprattutto nella parte archivi e lavorazioni, dove troverete più di 3500 schede vetture. In particolare, se andate a cliccare su BMW, troverete, direi che il marchio BMW è quello più gettonato, perché ci sono, mi sembra di ricordare, quasi 300 schede vettura. Inseriremo ovviamente anche queste M3, troverete tante altre M3 di altre, con altri tipi di lavori. Cliccate sulla campanella. Avete bisogno di contattarci per qualunque tipo di informazione, mi potete contattare quando volete allo 02 73 83 175. Io sono sempre lì per qualunque consiglio, quindi cliccate sulla campanella, soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Grazie, alla prossima! You